I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da EMIFRI. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Via. Cade la neve su ponti, strade, fiumi e città. Scende la neve e quanto non si sa. Ben ritrovati amici in clima natalizio con la nostra sigla. No, la sigla, c'è l'albero di Natale, bello. Noi lo faremo tra pochissimo, ma intanto dai un bacio a tutti. Come non lo faremo? No, Non credo. scusate. Intanto ciao, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte Buon al Natale. nostro Marco, buon Natale. Perché mi hai detto che non lo faremo Perché non credo, l'albero? abbiamo deciso di No, stare no, tiepidi. Non no, dipende da me, ci dai, mancherebbe. No, c'è una dai. roba che insomma io Non lo vuoi boh, fare non lo quest'anno? so. Federico L'hanno non credo che fatto avrà voglia. tutti un mese fa già. Non lo so, non vedo che compare nulla, quindi intanto ben Ben ritrovata, ben ritrovato ritrovato. ovviamente anche a tutti gli amici di Casalotto, parte l'appuntamento che dura solo 40 minuti, quindi insomma qui lo sapete già, il tempo diventa per la mia parte tiranno, cercherò velocemente ma mai malamente di portarvi i più importanti consigli dedicati a questo sabato sera, quindi abbiamo una terza estrazione del mese che secondo me l'io sarà importante. Stiamo entrando ufficialmente nella fase più tosta di questo mese, storicamente lo ricordiamo, a dicembre abbiamo davvero tantissime vincite, quindi è già iniziato bene. Abbiamo un giovedì magari un po' più tiepido rispetto ad un martedì dove era andata molto bene, quindi è iniziato bene perché il 5,90 è stata la più grande sorpresa e poi da lì anche altri risultati. Però insomma, il 5,90 lo sapete, c'era il primo, c'era il secondo, insomma, è andata bene. Giovedì abbiamo avuto due risultati molto carini che sono stati l'880, ve l'ho anche regalato in diretta, quindi quello era per tutti, il 33-39 al primo colpo, il 45-54 alla nazionale, insomma delle robe le abbiamo portate a casa. Certo, non c'è l'effetto wow, ma lo facciamo. Su quello che abbiamo preparato, su questo sabato le possibilità sono importanti. Brava. Punto. Pensavo che se non fate l'albero io vi compro i Ma non è casa mia, capelli, i questa è casa capelli. Lotto. Vabbè, allora regia, io compro i capelli, quelli con l'albero di Natale. Sì. E ce lo Cos'è mettiamo. che hai Cosa hai detto? detto? Lo facciamo tutti insieme, Oh, dai, no. quando? Dimmi quando che Facciamolo. chiederò di venire all'io. No, no, vabbè, sarebbe carino, ma sarebbe carino cambiare. C'è un problema di fondo, non è tanto l'albero, l'albero, la base verde è sempre quello, è un magazzino smontato, ma io non voglio più vedere quelle palline lì, perché ogni anno, l'anno scorso ne ho spaccate parecchie, sperando che... Invece no, le ho riviste, quindi insomma... Compriamo altre palle, che ne Io non siamo? compro niente, Dai, insomma. dopo ci mette, dopo parliamo con la regia, con la Sì, produzione e certo. facciamo qualcosa, ma l'albero si fa perché praticamente quasi tutti gli italiani l'hanno già fatto da mo', e hanno fatto bene, secondo me, perché in effetti c'era il tempo, c'era anche la voglia, quindi mi fa piacere e quindi dai, viviamo un po' il clima natalizio anche per strada, ormai si vede, no? Non l'hai visto? Sì, Una no. strada che faccio io, non, no, non sono addobbata. No, no, ma a parte gli scherzi, io a casa ci ho già lavorato e ho ancora da Ah, lavorare, un mese che no, ci sono dietro. No, no, ma l'ho già certo, anche ampiamente detto. Poi qui, hai visto. che è? Ho Babbo visto passare un albero. Esatto. L'abbiamo, sì, l'abbiamo visto. Ecco, è passato un albero. Vabbè, vedremo, insomma. Sì, qualcosa magari comparirà. Perfetto, ho Guarda. visto già, vabbè, qua c'è sto gnomo, cos'è un gnomo? E il cappello che avete Spero che quello messo? che esce sia un naso. Eh sì, Sì. eh? Sì, no, sai. Perché? Oh no, mi fai paura? Non lo so, Però magari è un dito. pesa. Eh sì, è un Perché scusa? fermaporta quell'affare. Mamma mia, ragazzi, Io cosa c'ho pesantissimo. dietro? Ah. Tu hai quella cosa lì, La mia sotto col amica. cappello, sì. Dai, vabbè,
Sì, lasciamolo lì. Allora, vuoi partire, vuoi andare in redazione o vediamo la notizia? Non si può partire, non, no, eh? No, non si può muoversi. No, dai, vai te. Allora, andiamo con una notizia. Allora, partiamo così alla grande, sì, un po' dai. Piccante. Va bene. Un po', allora, Gwyneth Paltrow è la protagonista di questa notizia. Mm-hmm. Ha lanciato il Vulva Book. Io mi vergogno. Ma questa divento... è quella del vagina lì? Del... Sì, che ha fatto il questa profumo. È fuori, ha dei problemi con la sua sì, parte. Sessualità, sì, sì, le no, parti vabbè, intime, insomma, le vabbè. Sue parti intime, vabbè. Comunque, io divento rossa a leggere queste cose, però vabbè. Comunque, no, è vero, questo è un libro dedicato alla vagina che contiene 64 pagine, tutte da colorare, capito? No. Ma per adulti? Vabbè. Il prodotto, come prevedibile, sta già andando a ruba, ed è questa la vera notizia, purtroppo. E punta a diventare uno dei regali di Natale più gettonati, ragazzi. Il genere umano proprio. Siamo alla frutta. Sì, sì, sì. Vabbè. Comunque, lei, come hai ricordato anche tu, ha già fatto parlare di sé, non tanto per il suo lavoro come attrice, eccolo qua il libro, ma per alcuni suoi investimenti commerciali. Infatti, ha scelto di puntare nel settore del benessere psicofisico, proponendo sul suo sito Goop alcuni prodotti a luci rosse. Il più celebre, te la ricordi? La candela che odora come la sua vagina, ma che è andata a ruba, ma questa settimana ha lanciato appunto questo prodotto che potrà dire la sua in vista delle imminenti festività natalizie. Allora, l'obiettivo, dai, vediamo qual è, cosa c'è dietro, no? Di se c'è qualcosa di più elevato. Ma figurati. No, dice demistificare i genitali femminile. Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero. Tutti salutano la vulva. Vabbè, la vulva ti saluta. Questo è lo slogan. No, vabbè, ragazzi, no. Continuo. Il volume comunque di questo libro, se lo volevi comprare, Marco, ma no? Scordatelo. Ma anche no, ma cioè... non si trova più. Costa 14 euro, ricevendo in omaggio anche una scatola di matite colorate. E, no, vabbè, dai. E poi vediamo, a lei, come è nata questa idea? No? Le avevano chiesto, soprattutto quella della candela alla vagina. Perché non ci dice quanti soldi ha fatto? Infatti. Perché sai, io poi purtroppo sono un po' venale, no? Trovo che a volte, insomma, tra pene e vulva sia troppo sopravvalutata tutta quella roba lì, insomma, sì. Ce l'abbiamo tutti, quindi insomma, sì. Non è che siano robe, non lo so, io in questo senso, vabbè, finisci pure che dopo... Sì, no, quella candela lì che infatti tutti erano rimasti un po' così, perché lei sì, ha detto, però, sold out. Odora come la... Sì, sì, quindi, vabbè. E infatti dice, ah no, io stavo scherzando ovviamente dopo, no? Poi che cosa vede? No, era questa infatti la notizia che dice, lei è molto, per lei questa cosa è molto divertente, è così punk rock, dice. Che ti devo non lo so, che ti devo, che ti dire? Devo dire? Io non ho... Ma guarda, già qualche giorno fa io ho parlato di quello che purtroppo, una cosa che secondo me, poi vabbè, io non sono uno pudico, non lo sono affatto, sono uno anzi abbastanza volgarotto nel linguaggio, non mi scandalizzo, ci mancherebbe altro, trovo che sia tutto assolutamente naturale, però poi tra lì e il personale è un altro mondo. C'è da dire che adesso su questa non posso dire nulla, perché è un'operazione di marketing, ha già fatto un fracco di soldi con la candela, adesso bravo. Quindi va a seguito. Mi venisse a me un'idea del genere, guarda, devo dirti che sarebbe anche divertente, perché se poi è una cosa gradita, vabbè, chi se ne frega. Peggio è quando tu invece me la vuoi propinare per forza, ed è il riferimento che ho fatto pochi giorni fa, non ricordo se con Arianna o con Sheila, delle varie pubblicità che vediamo, perché c'è quella con tutte le vulve, degli assorbenti, sì. Ho capito, adesso sì, voglio dire, vero. Non mi sembra proprio una roba, c'è un briciolo di pudore, quell'altra che c'è la signora anziana che ama far sesso ma fa la pipì, cioè io, boh, cioè, ma dove, ho capito, ma il...
Infatti, il corpo umano credo che debba anche essere rispettato, no? Lo sappiamo che con l'andare degli anni, perché allora se poi dobbiamo veramente far vedere tutto, io allora voglio vedere tutto, certo. Vediamo le malattie nelle pubblicità, culi che crollano, tette ascellate, non lo so, cioè vediamo il decadimento, no? Certo. Che voglio dire, non è da denigrare, ma secondo me non è nemmeno da enfatizzare, è una roba personale, io lo trovo fastidioso, sì, che sì. Ti devo dire? C'è un limite, quindi. Ma sì, sei lì che mangi, c'è quella lì che ti dice che fa la pipì, e, cioè, dice, che schifo, quell'altra con le vulve lì che si muovono, l'assorbente, non lo so, ecco, trovo che sia davvero eccessivo. Sì. Poi ci si scandalizza per il linguaggio, torniamo a monte. Allora, se il mondo deve diventare visivo, allora voglio vedere tutto però, tutto. Sì, ecco, sì. Adesso vediamo quando toccherà il giro dei peni, perché di peni non se ne vedono. Perché infatti. Si dice che è volgare, invece un bel assorbente è, no, quello è elegante. Sai, nel mondo della censura, i peni non si possono vedere perché sono volgari. Invece quel lavoro lì no. Ma quindi infatti. Non lo so, cosa possiamo vedere prossimamente? Ecco, potrei lanciare un bel sospensorio, perché quando si diventa anziani tendono a scendere. E quindi fare una pubblicità, ecco, bene, ecco, organizziamoci. Però sai che forse ho visto una cosa del genere. Vabbè, li vendono, come vendono li le vendono, candele, infatti, come vendono i libri da colorare. Li non vendono inventato che te le tiri. Ma no, quella roba lì. Che cosa? No, io non l'ho capita. Quella roba lì è un costume. No, una cosa che no, ti tira. No, il sospensorio è una roba che si usa anche nei post interventi, quindi non è che invento niente. È una roba per tenere su il sotto, non il sopra. A di uomini? Certo. Ah, ma non c'è, dici? Ma certo che c'è. Esiste però già. Non c'è la pubblicità, ah, no? Vai, quindi facciamo vedere okay, un vecchio. Sì, una allora campagna marketing. Ma sì, dai. Per rimanere in tema, certo, di quel che stiamo dicendo, dove non c'è più il pudore, no? Allora prendi Beckham, gli fai vedere che a lui gli stanno su, no? Però li vedi. Certo. Poi prendi uno di 90 anni che sono venute giù e gli metti il sospensorio e va. Cioè, è natura, no? Non lo so, non è che credo che tutto debba essere visto. Certo, certo. No, era per par condicio, di là mi fai vedere tutto quello sverdarnamento lì. E di qua vediamo insomma il decadimento invece al maschile, no? Vabbè, non lo so. Dove andremo a finire? Sì, io spero presto ritirarmi in qualche scantinato. Bravo. Senza segnale. No, così. Nell'isola deserta, vi detto. Sì, vabbè, no? Proprio... non la trovo. È più facile che finirò in uno scantinato con le pareti spesse, così non va né 4G né 5G. Non c'è l'antenna, sì, c'è niente. Bravo, no, è tremendo, veramente. No, vabbè. Vabbè. Andiamo avanti, dai. Ma a me fa anche sorridere, che ti devo dire? No, vorrei avercela io un'idea del genere, eh? Ecco, sì. Vabbè, andiamo di là. Un'idea adesso meglio, ce l'ho, perché dai. Dobbiamo comunque affrontare la terza estrazione del mese e ci sono un 9 e 2 90. Ognuno dei due ha una sola ruota. Venite con me. Molto bene, partiamo dall'895-095, portale importante, news, statistiche di Casalotto, già troppe chiacchiere fatte in studio, allora qui cerco di accelerare, il 9, due abbinamenti, Bari-Cagliari, questo triangolo, intanto vi ricordo che a Cagliari è anche presente un ambo di figura 9, lo vedete, il 63 col 54, però la scelta mia e di Lio è di evidenziare proprio il triangolo 54-27-54, perché quel triangolo di figura 9 è una straordinaria conferma proprio del 9. Ok, Bari-Cagliari, due ambi. Andiamo alla nazionale, l'avete anche vinto, il 45-54 si trasforma in 90, somma 99, fuori 90, in realtà c'è quell'ambo che si potrebbe utilizzare, non è pezzo del portale, perché ovviamente noi abbiamo preparato un terno secco sulla ruota nazionale col 90 capogioco, così mi sono fatto scappare un piccolo consiglio. Andando a Napoli e i suoi due ambi è la 13,77. È tutto ridotto, sembrano tante, ma in realtà stiamo ai minimi. Napoli, una ruota, due ambi. Nazionale, una ruota, un terno. E poi due abbinamenti a Bari-Cagliari col 9. Avrete tutto nello stesso portale, quindi anche oggi il 9 e il 90, che giovedì hanno scelto di non presentarsi, però insomma martedì è iniziato bene il mese, vedrete che ne porteremo a casa un bel po'. Questa è l'unica promessa che io vi posso fare, poi non dite caspita non c'avevo voglia perché insomma giovedì non è andata bene, poi quelli escono, andiamo a vincere e diventa peggio. Proviamoci sempre, tanto serve davvero poco per la telefonata, ma anche per poi trattare quello che è il contenuto. Vi aspetto con Lio dopo il tasto 3.
Natale, eccolo qua. Eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Come oro splenderà. Il Natale è libertà. È libertà. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà. Tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua. Eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà. Cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Come oro splenderà. Cosa fa? Lo sa già. Il Natale è libertà. È libertà. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà. Tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua. Eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Come oro splenderà. Il Natale è libertà. È libertà. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà. Tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua. Eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Come oro splenderà. Cosa fa? Lo sa già. Aspetta lo sa già. Lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà. Tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua. Eccolo qua. L'avevo allora, detto io però, ecco, mesi sì. fa, vedi, allora, sono sensitivo. Sei prego. Sensitivo, ascolta, parliamo di The Crown, che è la serie che tu Bello. Hai visto o stai già guardando? No? A pezzi, perché veramente saranno, penso, 2 milioni di episodi, quindi, sì, poi fa tempo cambia anche l'attrice, perché ovviamente diventa vecchia la regina, e sono un po' indietro, però è bella, mi piace, okay. sì, però non è quella che mi sono messo lì a vedere tutta. Ah, strano. E no. Tu di solito le vedi, sì, no? Ma no, passo le ore, no, questa ancora non, no. Va no, bene, però sono bella, fermo. Com'è? Bella, bella, veramente okay. merita, assolutamente. Ma c'è, sai che tutta la famiglia reale è contro questa serie, anche i figli, perché? No? Non lo sapevo. Sì. Non, perché non è la verità? Infatti, sì. Vabbè, e anche il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, è contro questa serie, e infatti... anzi sono credo tutti contro, anche i figli vorrebbero vietare la continuazione, no? E allora proprio... me la fai diventare ancora più bella, lo sapevo. Dai, finiamo svelti che vado a casa e ci attacco dentro. Lo sapevo, infatti il fratello di Lady Di ha raccontato in una trasmissione, ha detto appunto di essersi sentito a disagio a vedere la quarta stagione della serie, che racconta la storia appunto fra Carlo e Diana con Camilla sempre dietro. Dice: mi hanno chiesto se potevano filmare nella casa di famiglia lì in Inghilterra. Lui ovviamente ha detto di no.
Dice, la mia preoccupazione, e in questo le do ragione, è che le persone vedono uno show del genere e dimenticano che si tratta di finzione. Ci sono americani che mi hanno detto di aver guardato The Crown e come se avessero partecipato a una lezione di storia. E poi ha detto, ci sono molte congetture e molte invenzioni, puoi confrontarle con i fatti, ma quello che emerge non sono i fatti reali. Diana poi dice, sento che è mio dovere difenderla quando posso, lei mi ha reso tutore dei suoi figli, quindi percepisco la fiducia che mi ha trasmesso, siamo cresciuti insieme e quando cresci con qualcuno per te rimarrà sempre quella persona, non importa cosa le succede dopo. Quindi sì, dice, mi sento in dovere di onorare sempre la sua memoria. Vabbè, allora questo è indiscutibile, io credo però che in ogni racconto reale, non reale inteso come casa reale, ma di realtà, quindi di ogni personaggio, credo che poi il filone finale del film, della serie, del racconto, del documentario, sia un po' come emergono i personaggi che sono trattati all'interno. Allora, io sono ancora alla prima parte, quindi la regina è ancora giovane, non è neanche quell'attrice lì. Sì, perché ne ho visti alcuni pezzi, ne avrò visti, boh, non so quanti episodi. L'ho trovato bello, mi sembrava, per quanto poi noi conosciamo, abbastanza, tra virgolette, veritiero, quindi più o meno il racconto fatto del suo matrimonio, il padre abdicato, ma l'inizio della sua vita, certo. Beh, più o meno è quello che sappiamo. Certo che dovrà essere romanzato, ovvio che tutti i dialoghi tra lei e il marito fanno parte di un film e che quindi non c'è un copione scritto da lei che racconta la verità. Certo. Quindi si cerca di dare un senso a quello che potrebbe essere, no? Quindi magari anche una litigata tra marito e moglie, facile che ci sia stata, no? Quindi sì, presumibilmente magari non sono le parole usate, ma il re e la regina magari a schiaffoni si sono anche presi, no? Negli anni, cioè una litigata magari, sì, non lo so, sì. Quindi credo che, esatto, è come vengono fuori i personaggi. Ora io non sono arrivato, sono attrattissimo dalle immagini, perché Lady Di è uguale, sì. La Lady di Ferro è bellissima, uguale, sì. Quindi insomma mi fa venire voglia di andare avanti a vederlo. Sarà raccontato più o meno quello che si sa, ovvio che i dialoghi privati, la loro intimità non la sa nessuno, certo. E quindi verrà raccontata in un determinato modo. Se questo può ledere il personaggio, però poi anche bisogna capire, sì, sarà vero o non sarà vero, perché allora Lady Di sicuramente massimo rispetto, una fine orrenda, però poi su di lei aleggiano anche tante storie, sì, la ora bulimia, farla santa, certo. No, ma a parte, quello è una malattia, ma poi, sì, però anche, ecco, come atteggiamento che lei ha avuto nei confronti dell'istituzione Casa Reale, insomma, per quelli che sono altri racconti, perché a noi ci piace tanto sentire un pezzo della storia, sì, no? Bravo. Quindi la principessa del popolo, sì, la però, santa, come... la santa, sì. Poi però viene anche fuori che chi le stava vicino diceva, sì, la foto magari col bambino africano in braccio è una foto, poi da lì a far qualcosa è un'altra storia, certo. Insomma, il cercare lo scatto, no? Sì. Ecco, anche lì andrebbe visto il tutto. Io non è so vero. Che cosa viene raccontato in questo, ma adesso vado a vaccino dentro, devo finirla, sì, quindi. Io ho visto solo una scena, perché ancora non l'ho iniziata, dove lei pattinava dentro Buckingham Palace. Chi? La Lady Diana, che uno dice, ma chi l'ha visto pattinare dentro i corridoi, questi tappeti del 1100? Guarda, potrebbe anche averlo fatto. Però quello è romanzato. Beh, ci vabbè, sta, e cosa fa di strano? Carino, però loro non sono d'accordo con l'immagine che stanno dando un po' di tutti. Poi anche, sai che vogliono continuare con i figli, no? Con Harry, con William, che... Siccome sono giovani, è normale che ne abbiano combinati di tutti i colori, no? Perché anche loro sono passati dai 15 anni, 16, 18. Quindi figurati tu, rifanga, come dire, buttare fango. Io posso dirti una cosa? Io sarei onorato di vedere, ho capito, vuol dire che quella famiglia merita una serie che va avanti, sì, di 5 o 6, ho capito. Cioè è come se tu volessi raccontare la mia storia, no? È ovvio che se tu non la sai vera ci sarà un qualche cosa di eccessivo, qualcosa in meno, qualcosa di inventato, dipende da come viene fuori. Credo che più o meno loro verranno fuori per quel che tutti pensiamo che sono, ma no, non... Però il problema è quello che diceva lui, che infatti che troppe persone magari pensano che sia, sai, come un po' un libro di storia, è stata quella, erano così e basta. Vabbè, ma io e con un sorriso direi in un'intervista semplicemente non è proprio tutta la verità. Io la trovo fatta bene per quel che ho visto, quindi secondo me merita. Ah, io vabbè. Penso di sì, poi chi se ne frega se non è la vera verità. È una storia raccontata
con dei personaggi che abbiamo comunque visto nella nostra vita, sì, è ovvio che non è proprio esattamente, quindi... Però per te che appunto sei una persona intelligente, magari molti... ma chi se ne frega se la Shura Pina, che è poco interessata al mondo, vede quella serie e vede una Lady Di che pattina e non pattinava, pazza, un tradimento, magari... no, perché poi andiamo nel pruriginoso, che forse non c'è, ma sì, è una storia, cioè non è che è tua cugina, per cui non lo so, cioè io me la godrei, mi sentirei lusingato, che insomma hanno fatto una serie, su avranno preso anche dei soldini, perché i diritti, penso di sì, non li puoi usare. Attenzione, non è una storia su una fantomatica famiglia reale, è quella famiglia reale, quindi devono aver preso i diritti, anche non se non credo. È la verità, non puoi usarli, non puoi usarli, assolutamente. Questa roba è costata qualcosa. Adesso mi informo. No, Clara, non lo puoi fare, sono tutti vivi, quindi stai anche narrando una storia, no, non lo puoi fare, puoi inventarti, c'era un'altra serie della regina, ma era una regina in un paese inesistente, poi tu potevi capire che c'era magari qualche riferimento a qualche casa reale, però quella è una storia, tu stai parlando di quelle persone, addirittura usi attori uguali, quindi è quella storia, non credo che tu la possa... Che l'hanno fatto un po' con tutti, sai, le storie d'amore di tutti, no, 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 i ma non la puoi raccontare gratis, no, quella famiglia esiste tutta, figurati, no, quella no, è un'impresa, no, so. No, 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 questo non... E magari se la giocano pure, così fanno pubblicità. Dai! A me è venuta voglia di andare a vederla. Adesso però andiamo a parlare di un'altra cosa. Venite con me, dai, che il tempo è davvero stringato. Andiamo. Senti, chiama la vecchia e chiedigli quanto ha preso. Scopriremo adesso se hanno, vabbè, scherzi a parte, dai, torniamo a noi che il tempo stringe. 89 22 77 l'8 flash, quindi l'altro portale con l'altro contenuto. Mi raccomando, perché non c'è solo il 9 e il 90. Qui parliamo dell'89 Genova-Torino, avete vinto l'8-80, c'è una ripetizione dell'88, ve l'avevo detto, frase che non mi piace, ma l'avevo detto, state attenti all'8-80, all'88-89. 8-80 è andato, è stato vinto, gli 88 li abbiamo già vinti, l'89 martedì abbiamo iniziato con l'ambo nel pagliaio, il 28-89 che avete vinto. Andiamo avanti, non è un ambo nel pagliaio, ma Genova-Torino dopo il doppio 88 chiamano l'89. Due abbinamenti e un altro quadrato perfetto nell'ambo uguale. Guardate, io vorrei chiacchierare di più sull'importanza del Bari nazionale, perché già la seconda volta in due estrazioni che abbiamo una condizione rarissima. Quella del Terno non è uscita, andiamo avanti, l'abbiamo giocata una volta. Attenzione a quel 54-68, è tanta roba. Quindi viene fuori un ambo interno che è un po' un classico della condizione ed è la matrice della tecnica dell'ambo uguale. Meglio di così non ci può essere, perché sono ruote consecutive, numeri vicini tra loro, perfettamente isotopi ed eccola lì. Basta, non vi dico più niente, ma che troverete il tutto dopo il tasto 3 da rete fisse cellulari all'89 22 77. Su ponti, strade, fiumi, città scende la neve, per quanto vola la neve, dove si poserà? Cade la neve, farfalle della felicità. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Ride la neve nel cielo scuro della sera. Gioca la neve, freschissima e leggera. Fiocca la neve, sulle speranze e sopra i destini. Danza la neve, sui sogni dei bambini. Il mondo splende di luce speciale. Scende la neve, si posa sopra il ramo di un pino. Natale nasce, quando nasce.
cosa. Vabbè, pausa, piccolissima pausa e torniamo. Sai, eh? Con l'età le cose cadono. Tra sì, poco. Caduto. Minuti insieme, quindi molta attenzione ai consigli di Marco e di Lio, ma abbiamo prima una notizia che riguarda un gattino. Ah no, pensavo Elisabeth che ci ha telefonato e ci ha detto che lei ha amato per un po' la prima parte, l'abbiamo sentita, prego, prego. Noi abbiamo contatti infatti col mondo, quindi a un certo punto hanno amato la serie e diciamo che verso la fine hanno un po' sbarellato, però non ha voluto dirci se ha preso dei soldi oppure no. Quello, ecco. Vediamo, parliamo con Carlo, con qualcun altro. Camilla, secondo me, riusciamo, sì, con un po' di gin lei si scioglie. Che stupidi che siamo. Povera Camilla, guarda. Tu pensa, cioè, quei problemi, ma... Sì, i problemi che abbiamo, infatti, vabbè, quelli sono problemi gravi. Allora, parliamo del gattino, di un gattino, dai, in Cina, andiamo in Cina con questo... L'hanno mangiato? No. Oh, scusate. 3 anni fa questo gattino si era presentato in caserma, debole, malnutrito, era un gatto randagio. E poi i vigili del fuoco della provincia di Guizhou, in Cina appunto, iniziarono a sfamarlo finendo per affezionarsi e l'hanno adottato. Da allora questo Lan Mao, che vuol dire no, gatto blu, non so cosa c'entra, però vabbè, gatto blu, ogni giorno fa la guardia insieme a loro, le accompagna ovunque, guarda lì che bello. E anche con il maltempo dicono, guarda, nevica, piove, fa freddo, tutto quello, lui è sempre lì accanto a noi, è il nostro supporto, si sdraia accanto ai nostri piedi. E poi loro hanno il loro Twitter, che si chiama Weibo, hanno raccontato, no, questa storia, e tutte le persone hanno scritto ovviamente, dice, ah, è così carino, che commovente questa storia, che dolce questo micio. Quindi è diventato un po' famoso, no, questo gatto vigile del fuoco, diciamo. È battezzato. Non è che sarà una così di quelle notizie per farceli un po' amare di più? No, che poi insomma, sai, si parla tanto, no, di Cina. Sì, va a fare distinzione tra i cinesi, che insomma sono un popolo meraviglioso, ci mancherebbe altro, ne abbiamo tanti anche noi in Italia, super mega integrati, che parlano con l'accento milanese, romanesco, perché sono di qua, quindi ci mancherebbe altro. Proprio la Cina è inteso come paese, come quando si parla male dell'Italia, l'Italia è chi la governa, è quello che succede, non gli italiani, no? A volte bisogna fare delle distinzioni. Adesso appunto quando si parla della Cina ci mancherebbe il razzismo per il cinese per strada, ma questo è lontano dalla realtà. Che come avevo detto prima, insomma, adesso è colpa nostra, il virus è partito da qua. Sì, hai ecco, visto. Quindi anche sta roba qua, devo dire che insomma ce li fa amare sempre di più. No, più che altro, insomma, sapendo come vivono là, non qua, non quelli che ci sono qua, quelli che stanno là. Ecco, il come... sono altre tradizioni, infatti. Non lo so, io continuo a pensare, ho dei pensieri un po' strampalati e boh, non lo so, penso che finiremo. Finiremo noi, che tutti? Noi finiremo. Ah, cioè l'umanità, vabbè, no, prima non poi. L'umanità. No, okay. Chi noi finirà? Noi. Noi qui. Okay. No. Noi. Vabbè, tra 5 minuti finisce la puntata, quello sicuro. Fanno in tempo a prenderci i cinesi. Ci comprano anche qua, no, va bene. Guarda, ne butterei un'altra come quella che un po' di tempo fa ho detto, vedrai che prima o poi ci dà la colpa a noi, è successo. Infatti, è vero. Aspetta un po' e vediamo se non compreranno tutto quello che noi andremo a chiudere. Io, ce lo sapremo dire. Io se mi pagano noi bene faremo la casa, i commessi, io gliela vendo, è tutto. Sì, la casa, ma noi faremo i commessi del nostro negozio di prima che ci hanno comprato loro. E non mi sembra una gran bella roba, Non è un bel traguardo, perdonami. Vedremo, vedremo. Intanto dai, dai, caro. Adesso in questi ultimi minuti... Ah, mi sembri felice minuti, tu. Ma no, quindi sei, ma che sei come il ministro lì pro... Sì. Pro che ognuno si tenga le sue robe. Ce l'avevamo un'economia, ma non a gestire. Io non voglio essere comprato da nessuno, va bene? Sono ma una persona libera. Ci compra, dai. Ci comprano. No, andiamo di là, venite con me. Non sono in... È
Eccoci, allora dai, veloce, perché stupidate ne ho dette tante, poi tanto andremo avanti con gli altri appuntamenti. 89 34 94 94 in anteprima, non l'avevamo ancora visto, lo apro in questo momento, sarò velocissimo perché ci sono anche delle richieste, quindi prima di salutarvi forse riesco a darvi una piccola sorpresa. Andiamo a parlare di un altro 9 in ambo eterno dal Cagliari Firenze, quindi un altro triangolo, avevamo parlato del precedente, attenzione perché qua c'è un tutto in uno straordinario nella semplicità. 54 63 54, qui troviamo l'ambo e il terno con il 9, piccolo tentativo, un euro di ambo, un euro di terno e sappiamo che il 9 è in ritardo, quindi è molto importante per la terza estrazione del mese. Guardate Venezia, quella è una rarità, c'è un terno simmetrico completo, quando arriva un terno simmetrico viene fuori un ambo, quindi c'è un ambo, una ruota, il 25, 55, 85 è un bellissimo evento, era parecchio tempo che non arrivava un terno simmetrico, voi sapete che quando arriva l'ambo simmetrico la regola prevede che l'elemento mancante ne diventi lambata e quello funziona, perché funziona davvero tanto. Quando c'è un terno simmetrico c'è un calcolo, che ovviamente non vi svelo, che produce un ambo e anche quello funziona. Purtroppo terni simmetrici ce ne pochi e questo è il secondo consiglio, quindi un ambo, una ruota che è Venezia. Troverete anche l'abbinamento del 9,90. Io qua non mi fermo perché con Leo siamo sicuri che lo andiamo a portare a casa, i tempi sono maturi, quindi per l'attesa e il ritardo dei due ci proviamo. Tutto in uno, tasto 3, 89, 34, 94, 94. Ma quel grasso signore non ho ben capito, è il vero Babbo Natale o di nonno travestito? Ma non ha importanza, quel che conta è la sostanza, è che santa pazienza del Natale non si può fare senza. E intanto i cani cantano alla luna, cantano un coro davvero speciale, cani cantanti di questo Natale. Ma l'erbivora cornuta che mi porta la strenna è la zia Marcella oppure una vera renna? Ma non ha importanza, quel che conta è la sostanza, è che santa pazienza del Natale non si può fare senza. E intanto i cani cantano alla luna, cantano un coro davvero speciale, cani cantanti di questo Natale. Abbiamo due minuti, io dedico solo un minuto all'89-22-88 perché lo avete richiesto, non ci sono pagine grafiche, non ci sono spiegazioni perché proprio venerdì pomeriggio abbiamo aperto al volo il Milano-Napoli, storico, l'avete richiesto voi, un ambo interno, il vecchio sistema di Giove, quindi ve lo passo anche adesso come aggiornamento live. Un minuto di tempo, poi segnatevi il portale perché potete continuare ad entrare anche dopo l'appuntamento. Sparisco Milano-Napoli, storica giocata seconda del mese, un ambo, un interno, al tasto 3, al costo di poco più di un caffè. Voglio ballare con Babba Natale, vestita per l'occasione. Voglio mangiare fino a scoppiare, guardando la televisione. Viola, verdi e gialle, quante palle cadon dall'abete senza rete. Tavola imbandita e ben condita, il Natale allarga la tua vita. Se va tutto a pezzi poco male, è Natale. Voglio indossare due ali di penne e svolazzare nel cielo. Voglio strecciare insieme alle renne con un bel colpaccio di pelo. Bacchida.
allora noi ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre con Marco, ormai no, ti incateno. Vabbè, vediamo. Buona continuazione, grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie a te Clara. Io ricordo che l'892288, che è un portale comodo perché costa la metà degli altri, ha un contenuto straordinario che è proprio quel Milano-Napoli. Quindi lui è aperto, continua ad esserci, continuate ad utilizzarlo. Grazie ancora e alla prossima, certo. Sì, ciao. Shopping finale.